Maria Robba, presidente dell'associazione culturale La Finestra sul Lago, che ormai da 13 anni promuove e organizza questa bella rassegna di chitarra acustica Un paese a sei corde. Questa è la 13ª edizione, cosa ci porterà di nuovo e quali sono le nuove collaborazioni? Allora, quest'anno abbiamo ottenuto dei bellissimi riconoscimenti dalle fondazioni bancarie San Paolo CRT che ci permettono quindi di crescere ulteriormente in questa nostra rassegna che ha maturato una nuova collaborazione con l'associazione Il Mosaico che proporrà una sezione di chitarra classica con masterclass, concorso eccetera che va ad arricchire quella che era la nostra sezione di chitarra femminile singolare che era appunto dedicata al mondo della chitarra classica ma al femminile appunto. Quest'anno quindi avremo chitarristi classici anche dell'altro sesso, insomma gli abbiamo aperto una porta. E poi continuano le collaborazioni con Davide Sgorlon per la sezione dedicata ai giovani, quindi Volare in Alto. Dario Fornara ha continuato a collaborare con noi per darci un grandissimo supporto, soprattutto per quel che concerne la sponsorizzazione della Schertler con i suoi materiali tecnici, il mixer e tutto quello che ci permetterà di fare dei suoni meravigliosi che abbiamo già sperimentato l'anno scorso e quest'anno saranno ancora più belli. E, i concerti iniziano ufficialmente questa sera, l'8 giugno, e finiranno il 22 settembre con un'altra collaborazione quasi inaspettata con la Fondazione Piemonte Dal Vivo che ci ha proposto uno dei suoi giovani chitarristi e quindi è un altro, diciamo, fiore all'occhiello che finalmente riusciamo a maturare. In totale ci saranno 30 concerti che da giugno a settembre riempiranno il Lago d'Orta e il Lago Maggiore di suoni meravigliosi da tutto il mondo. Speriamo di aver fatto le scelte giuste e che il pubblico ci segua sempre. Quindi si apre qui oggi presso il Museo del Bacco da Seta di Cressa questa edizione. Esatto. Come sarà la giornata? Allora, iniziamo alle 18.30 con la conferenza stampa dedicata appunto ai giornalisti e nel frattempo ci saranno anche delle esibizioni da parte dei nostri direttori artistici che sono tutti presenti, quindi ci sarà Lorenzo Olivieri che con Francesco Biraghi si esibiranno in un duetto classico per raccontare un po' quello che sarà la sezione. Cos'è il Guitar Master? Allora, il Guitar Master è sostanzialmente un contenitore di eventi dedicati alla chitarra classica. Diciamo, nasce evidentemente dal bisogno di portare a conoscenza quella che è la nostra amata chitarra, il suo repertorio, gli interpreti, le particolarità che la riguardano, che spesso sono relegate ad ambienti abbastanza ristretti. Quindi è la passione e l'entusiasmo che ci porta a organizzare eventi dove si possano conoscere le caratteristiche e le peculiarità di questo strumento. Il Guitar Master ha questa natura, questa finalità, cioè è sostanzialmente il tentativo di convogliare in un 10 giorni, inizialmente era 7 giorni, poi siamo riusciti ad ampliare un pochino la programmazione, portarla sui 10 giorni come quest'anno, che è la seconda edizione, e riusciamo a convogliare dentro una serie di eventi di natura concertistica, quindi ci saranno concertisti di altissimo livello, italiani e non. Francesco Biraghi, docente di chitarra al Conservatorio di Milano, parlaci della sezione che guidi tu quest'anno e delle artiste che ci parteciperanno. Sì, volentieri. Come al solito si tratta della sezione femminile singolare. Normalmente invito a suonare delle soliste emergenti o già affermate,
ma ogni tanto invece che il singolare facciamo il doppio, ed è il caso di quest'anno, perché abbiamo sì una vera e propria lady della chitarra classica, che è Rafaela Smits, una grande chitarrista belga nota in tutto il mondo, che verrà a suonare probabilmente con la sua grande versatilità anche delle chitarre diverse, ma non voglio togliere la sorpresa. E questo sarà il concerto del 14 luglio, mentre invece il secondo concerto sarà effettuato dal Tandem Duo, formato questa volta da due musiciste, Elisa Marchetti, clarinettista, e Chiara Asquini, una eccellente chitarrista goriziana. Poi Dario Fornara ci racconterà il mondo del fingerstyle. Abbiamo visto Dario Fornara. Ciao Dario. Ciao, beccato in pieno. Sì. Ascolta, ci vuoi dire due parole sulla sezione che tu curi quest'anno qui a Un Paese a Sei Corde? Allora, solo due parole, perché due parole. La sezione, i concerti sono tantissimi come al solito, per cui il programma è ricchissimo. Tre segnalazioni però. La prima non è una segnalazione chitarristica, ma è una segnalazione che riguarda un bassista, perché quest'anno ospitiamo Ares Tavolazzi, che è un bassista elettrico, è un mito del basso, della musica italiana, veramente chi segue il jazz e la musica progressive sicuramente lo conosce, per cui è un invito, è una possibilità che il Paese Sei Corde dà anche a chi è appassionato di questo genere musicale. Altre due segnalazioni: Pino Forastiere, non perdetevi questo grandissimo nome, e Peo Alfonsi. Peo Alfonsi è un chitarrista che probabilmente in Italia è conosciuto solo ai chitarristi, però è il chitarrista che ha accompagnato Aldi Meola nelle ultime tournée internazionali, quindi un nome di grandissimo spicco, soprattutto per gli appassionati. E io invito anche i meno appassionati a conoscere questo grandissimo chitarrista. Poi il cartellone è ricchissimo, andatevelo a vedere, è troppo grande. Davide Sgorlon suonerà anche lui e si esibirà con il suo repertorio più contemporaneo. Davide Sgorlon, ciao a tutti. Parlaci della sezione che segui tu e come si svolge quest'anno. Sì, quest'anno la sezione che mi è stata affidata dal Paese Sei Corde, dagli organizzatori del Paese Sei Corde, che si chiama VIA, cioè Volare in Alto, sarebbe una sezione rivolta, diciamo, alle nuove leve, alle nuove promesse della chitarra acustica, perché mi occupo proprio della sezione più prettamente acustica. Si svolgerà, ci saranno due serate di questa sezione e in queste due serate ci saranno quattro artisti che si esibiranno, di cui un duo, quindi alla fine ci saranno cinque artisti che suoneranno in questa rassegna, mini rassegna all'interno della grande rassegna che è il Paese Sei Corde, rassegna lunghissima che ormai si sta facendo conoscere in tutta Italia come una delle rassegne più importanti e più interessanti. Infatti vorrei spendere due parole proprio relativamente proprio alla rassegna in generale e anche alla sezione che curo io, dicendo che è un momento in cui è un miracolo vedere che queste iniziative culturali riescono ancora a vivere, no? E questa è una cosa importantissima, soprattutto rivolgendosi in questo caso nella mia sezione ai giovani, proprio per il fatto che invece si stanno, come dire, si stanno esaurendo tutta una serie di possibilità che fino a qualche anno fa erano più frequenti e più facili da trovare. Per fortuna esistono realtà come il Paese Sei Corde, che invece tiene duro nonostante tutte le difficoltà. Ogni anno sappiamo com'è difficile trovare gli sponsor, trovare i fondi,
loro rischiano anche ogni volta, no? Non sapendo se poi saranno in grado di recuperare tutto il denaro che serve per mettere su una rassegna di 25-30 concerti, insomma, voglio dire, si parla di tanto materiale, oltre l'impegno fisico e umano che loro, io parlo soprattutto degli organizzatori veri che sono Lidia Robba e Domenico Brioschi, ecco, cioè, insomma, complimenti, complimenti. Cioè. E poi concluderà la serata un ospite straordinario, Lorenzo Piccone, che essendo endorser della Schertler si esibirà con i materiali acustici dello sponsor, appunto, e ci divertirà come ha già fatto l'anno scorso quando era venuto con Claudio Bellato. Per chi se lo ricorda, quel concerto è stato memorabile. You know the lights go out.